Una partita di rugby molto particolare perché i giocatori sono agenti del secondo reparto mobile di Padova che festeggia i suoi 75 anni mostrando alcune tecniche di esercitazione impiegate per scenari complessi. In questo caso la partita che inizia come un normale torneo rallenta progressivamente perché gli agenti devono poi muoversi sul campo indossando le maschere antigas con ovvie difficoltà di respirazione. Poi ulteriormente la prova si complica indossando anche il filtro antigas che limita ulteriormente la respirazione. Nonostante questo gli agenti riescono a compiere la missione. Una seconda esercitazione ci pone invece in uno scenario di guerriglia urbana che purtroppo è molto spesso anche la scena in cui gli agenti si trovano ad operare. In questo caso un gruppo di agenti in persona dei manifestanti climatici che tentano di sfondare un blocco di polizia. Al primo contatto gli agenti respingono il gruppo usando soltanto gli scudi. Poi, però, i manifestanti lanciano oggetti, sassi e fumogeni contro la polizia e da allora l'impatto si fa più duro. Una terza fase con il lancio di altri fumogeni e lacrimogeni rende lo scenario ancora più complesso. Tra la nebbia il contatto è duro e in rinforzo arrivano anche speciali mezzi blindati e dotati di idranti. Il potente getto dell'acqua, anche in questo caso, dissuade i manifestanti che vengono respinti. È solo una simulazione, ma sono scenari che impegnano gli agenti con frequenza. Abbiamo degli istruttori che sono forse i primi in Italia, che oltre a studiare e progettare la nuova tecnica che adesso è stata adottata da tutte le parti mobili, che è la tecnica binaria che prevede diciamo, un impiego particolare con quattro scudi rettangolari. E quattro operatori generici. Abbiamo anche per attività addestrativa, anche eh, sfruttando una tradizione rugbista che qui a Padova è sempre stata presente, facciamo anche delle, delle simulazioni, cioè dei giochi che abbiamo eh, denominato noi palla celere, che prevedono una partita di rugby con le regole del rugby, dove il personale per addestrarsi. Lavora prima con la tenuta di OP completa, poi in seconda fase si mette la maschera antigas senza filtro e la terza fase, sempre in partita, eh, gioca con la maschera eh, con, indossata il filtro antigas che ovviamente. Avendo meno, meno, meno respirazione, meno ossigeno, fa abituare al personale a, a, essere, a rimanere lucido anche in situazioni di forte stress. Ecco, spesso vi vediamo in azioni operative quando dovete resistere, magari di fronte a delle manifestazioni. Abbiamo visto una prova operativa, nascono sempre delle polemiche intorno a questi contatti. Come si cerca di evitare che possano succedere problemi o, o che qualcuno si faccia male? Ma eh, così come ci sono tante manifestazioni che vanno bene, eh, ci sono, quando le manifestazioni non, vanno, non vanno, vanno meno bene, il comportamento del reparto è sempre lo stesso. Spesso sono i manifestanti che cercano i contatti o cercano. È chiaro che, che se le, le, le nostre eh, regole di ingaggio sono di non far attraversare una strada, perché il Questore così ha deciso e ha dato delle prescrizioni. Lo sbarramento c'è e quindi se è ovvio che se qualcuno tenta di, di, di rompere lo sbarramento eh, sa che ci deve, ci deve essere una reazione della, del reparto. Volevo lanciare un messaggio magari ai giovani che spesso sono in strada a manifestare. Ma ai, ai giovani direi manifestare sempre perché le manifestazioni sono eh, il sale della democrazia, però la Costituzione prevede sì il diritto di manifestare ma le forme e nei modi stabiliti dalla legge. La legge prevede che le manifestazioni siano pacifiche e senza, senza strumenti contundenti o armi.